Cari amici, voglio commentare e mettere anche sul mio canale web Angeli Custodi MK Oltre Italia il nuovo video di un grande amico, studioso e ricercatore come me, Stefano di Felce e Mirtillo. In questi giorni ha capito e ha studiato le mosse della massoneria e della politica e dei nuovi movimenti occulti che stanno eleggendo il nuovo presidente della Repubblica. Un saluto, amici, da Emiliano Babilonia. La corruzione è una tassa occulta e immorale di 70 miliardi di euro che grava ogni anno su lavoratori, pensionati, disoccupati, giovani, casalinghe, docenti, studenti, forze dell'ordine, disabili e donne. È la causa principale della crisi in cui viviamo da anni senza vedere la luce in fondo al tunnel. Le fratellanze politiche stanno eleggendo il loro nuovo presidente. La massoneria interviene direttamente nella vita politica del nostro paese, togliendo la delega a molti politici ormai bruciati. Per anni ci ha governato un vecchio finto giovane. Oggi a Palazzo Chigi c'è un giovane che è un vero vecchio. Per anni hanno mangiato sempre alle spalle del popolo. Oggi mangiano con le mani perché hanno rubato anche le posate. Che il nuovo presidente sia un compagno muratore o un fratello contadino non fa una grande differenza. Usano le stesse banche e lo stesso metodo di rapina. L'evidenza è che non c'è più alcuna differenza tra la criminalità organizzata e le fratellanze che governano la nostra politica. Tutto sembra cancellato dalla memoria, la trattativa tra Stato e mafia che all'inizio degli anni 90 portò alla ribalta Berlusconi e Ciampi alla presidenza della Repubblica. Ma le forze in campo e i gruppi economici dominanti sono gli stessi, quelli che oggi stanno eleggendo il nuovo Presidente della Repubblica. Se si inverte la giornata dell'auto con sto aspettando un mezzo pubblico che non passerà, per chi accompagna i figli a scuola sperando. È ora di dire basta a questo scempio. Non possiamo stare a guardare.